buonasera a tutti. Che bello. Mi fanno un po' ribadire ogni puntata che sono juventina, è un problema. Sì, per poi, mezza Italia sì, per l'altra invece è un per l'altra no. E poi continuare a twittare, cacchio, è... Si può dire cacchio improvviso? Ma visto che è un mestiere, cioè ci dovrebbero passare lo stipendio. Le 23. Ma Monica, insomma Monica. Che croce. In effetti sì, Monica. Somma Monica. Ma ci iniziano a mandare dei tweet se poi mettere i capelli indietro perché il vestito se no ne risente. Ecco, vabbè, anche il microfono. Non si vede il microfono soprattutto. Bravo Andrea. Non si vede il microfono, se no la regia che diceva via via. E quindi questa è, credo che no, tra l'altro essere, Brozovic... Credo che possa essere forse sull'est. Preparato per Mazzarri. Fulvio, sei stato all'Inter come allenatore della primavera. Ti senti a livello tecnico più vicino a Mazzarri o a Mancini? Brava. Dicono che sei bassa, se vuoi ti puoi alzare. Oh, grazie. Chissà che ogni tanto poi guardate. Dopo, avendo l'età che ho. Avendo l'età, quindi chiudi, tra poco torniamo, vi aspettiamo, non mancate. Così proprio, tra poco torniamo, vi aspettiamo, non mancate. Non mancate. Parleremo di tutto. Con questa intonazione. E vi daremo, addolcetevi con lei, io me ne vado, ciao. Che non è attendibile, noi non abbiamo bisogno di questa gente. Allora tu mi dirai, ma questo è il seno del poi, non è compito mio controllare e non è compito mio capire. Domani non vengo, quando c'è una fuori poi me ne tornano a casa. Beh, hai visto, ormai noi non contiamo più niente. Quando arrivano le donne, no, via, cosa è successo? È una curiosità, però essere stata una giocatrice di altissimi livelli nel calcio femminile potrà essere una buona base per diventare un ottimo direttore sportivo con gli uomini? Beh, sicuramente aver comunque giocato tanti anni ti dà la capacità. No, dai. Ciao. Allora salutiamo anche Michele Criscichelli. Ciao, grazie a tutte domani. Grazie Michele, noi ci vediamo domani sera puntualissimi, ore 23, in diretta naturalmente su Sport Italia. A domani.